Ciao Nadia, ciao Giuliano, come va? Tutto bene? Ciao, Sì, tutto a tutto posto. bene, tutto bene. Abbiamo l'onore di intervistarvi, due grandissimi atleti, la vecchia generazione e la nuova della famiglia Battocletti. Come state? Tutto bene per adesso? Cosa mi raccontate? Vai Nadia. Vai Nadia. Tutto bene, tutto bene. Attualmente mi sto allenando e sto dando alcuni esami all'università e quindi, però tutto a posto. Cosa studi? E sono al primo anno di ingegneria di architettura a Trento. Grande, 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 grande. Quindi sei anche una studiosa, non solo una corridrice fortissima. Giuliano ha preso tutto il tempo, insomma. Io studio anche. Sì. Va bene, nel frattempo ci ha raggiunti anche Jacopo che è riuscito. Ce l'ho fatta. Jacopo, ce sei dal PC, giusto? Sono dal PC, sì. Ottimo. Ottimo. Ragazzi, vi taggo nel coso dove ci troviamo tutti. Cosa ci raccontate? Com'è stato il periodo Covid? Ormai siamo un mese che siamo tornati quasi alla normalità, se non di più. Com'è allenarsi in questo momento col caldo? Partano i montanari. Allora, vai Nadia. Ok, diciamo che dopo un periodo di chiusura o comunque di allenamenti un po' strani, quindi non come vengono svolti solitamente, è davvero bello poter uscire, correre al sole, sentirsi proprio liberi, è molto bello. È un'altra cosa, insomma, come quello come vi siete gestiti con Giuliano, papà Giuliano, allenatore. Allenatore, come siete riusciti a programmare l'allenamento, soprattutto quando c'è stato il periodo Covid? Per una campionessa come te, star fermo comunque è stato un bel problema. Sì, anche perché stavo preparando i campionati italiani di cross e poi ho avuto per appunto la fortuna di avere il Tapirulan a casa e di conseguenza mi allenavo lì. Però ovviamente è totalmente diverso che correre all'aperto. Programmare gli allenamenti sul Tapirulan mi sa che è proprio la sensazione. Giuliano, com'è stato il periodo Covid? Raccontaci un attimo. Tu hai seguito tutto dal programmare perché sei stato comunque ha dovuto programmare il tutto. Sì, diciamo che Nadia dopo la stagione di cross avrebbe dovuto provare a fare il minimo a Milano sui 5.000, solo che è successo il problema Covid, allora prima di interrompere la preparazione per scelta ha fatto un test, un 4.000, era andato tutto bene e poi dal 14 marzo fine di aprile è stata ferma e poi abbiamo ripreso piano piano, insomma. Ora tutti gli appuntamenti si spostano più avanti, e si riprende come se fosse un inverno che non ritorni più niente e si possa amare una stagione seria con l'Aventura. Te Jacopo, come è stato invece il periodo della quarantena? Sei riuscito ad allenarti o è stato un po' difficile? È stato un po' strano perché è coinciso con un infortunio, quindi alla fine ho dovuto comunque ripiegare su allenamenti alternativi. Ho fatto rulli per un mese in cui non ho corso assolutamente. Sì. E poi è stato praticamente preciso, cioè mi sono fermato e in quel momento hanno chiuso tutto per più o meno un mese, quel mese lì sono Sì. chiuso in casa. E poi piano piano quando hanno iniziato un po' a riaprire fuori casa 500 metri, quello che era, ho iniziato a corricchiare, riuscivo anche io fisicamente a stare sempre un po' meglio, insomma piano piano ho ripreso e ho fatto un mese e mezzo comunque tranquillo, alla fine non c'era nessuna fretta di riprendere, di rischiare di farsi male dopo tanti che sono stati fermi, gare non, in vista ovviamente non ce n'erano Certo. e quindi mi ha preso con calma, come anche in realtà sto facendo adesso, perché non è che vado a correre dietro a tempi particolari che devo fare assolutamente quest'estate, perché magari poteva essere un obiettivo l'europeo o quello che c'era, insomma, a
a fine estate, però ovviamente sfumato, quindi diventa più un, come ha detto Giuliano, una preparazione, una quasi continuazione della preparazione invernale, con qualche ritmo un po' più forte, per magari fare qualche tempo, ovviamente, anche per soddisfazione personale, ovviamente. Certo. Poi si spera gli italiani, insomma, se li faranno, si spera di sì. Sì. Più avanti. Nadia, come ti senti in questo periodo a livello di forma? Stai bene? Sei in forma? Beh sì, non dico di essere al massimo della forma, ma in ogni caso mantengo una forma normale, diciamo, sì. Stai bene. Diciamo che poi una te che sta bene vuol dire stare bene rispetto a una ragazza normale. Il talento del papà, io ogni volta che ti vedo correre mi emoziona, perché vedo ricorrere Giuliano, quello con cui sono cresciuto e di cui mi sono innamorato dell'atletica, perché Giuliano è un grande padre per me, ho avuto un'esperienza con lui molto importante, e vederti correre, vedere le gare che hai fatto, devo fare solo i complimenti, perché veramente hai tutte le caratteristiche che servono per essere una fuoriclasse. Grazie mille, grazie. E volevo chiedere, dici un attimino com'è stato il tuo percorso di conoscere l'atletica, perché io conoscevo Giuliano, ma conoscevo la Nadia piccolina. Com'è stato il tuo approccio con l'atletica iniziale? La storia di Nadia dall'inizio. Ok, allora, io fin da piccola ho fatto tanti sport, ho iniziato con la danza, ho fatto nuoto, arrampicata, comunque tutti gli sport, golf, e poi mi sono avvicinata all'atletica nel 2007, partecipando a una serie di garette in Val di Non, il Val di Non. Papà, ti ha lasciato papà? Come? Con la pressione del papà ti ha lasciato scegliere? No, per appunto questo ringrazio i miei genitori, perché non è stata una scelta loro, cioè non mi hanno spinto. Io sinceramente ho deciso di dedicarmi all'atletica, perché mi piaceva tutto l'ambiente che c'era attorno. Ricordo che comunque i primi anni era più come un gioco, un divertimento, e infatti non facevo soltanto atletica, facevo anche contemporanea tennis, poi ho abbandonato il tennis, ho fatto il basket, e poi l'atletica l'ho presa seriamente da allieva alla fine, fino alla cadetta era ancora un gioco in cui divertirsi, per l'appunto. Sì. Da lì praticamente è nata proprio la passione, e hai scoperto comunque che avevi quella marcia in più. Quando hai scoperto di avere quella marcia comunque che ti poteva permettere di fare bene l'atletica? A che età? È stato consiglio del papà? Allora, io la mia prima gara in assoluto sono arrivata seconda, e già dalla gara dopo sono arrivata prima, e mi è piaciuto tantissimo. E sta di fatto che ho capito di poter vivere, diciamo, di atletica, e credo da allieva ho iniziato a capire che comunque l'atletica era la mia strada, ovviamente già da prima, ma si è concretizzata maggiormente quando da allieva, in ogni caso, quindi non troppo tempo fa. Da allieva, praticamente poi tu sei giovanissima, quindi non è che tanto tempo fa, sembri maturissima, ma no. Sei comunque giovanissima. E il punto di Giuliano com'è stato? Com'è? Il tuo punto di vista dall'inizio dell'atletica, com'è stato con Giannadia? Avevi già le idee chiare anche tu di portarla in diritto all'atletica, o è stata proprio una cosa casuale? Ma no, io quando Nadia ha iniziato a correre comunque facevo ancora l'atleta, stavo smettendo. Poi, insomma, si vedevano subito le qualità di Nadia, però siccome era bambina, era piccolina, è giusto che faceva le sue esperienze, si divertiva. Fin da allieva, comunque, si è sempre divertita e non ha mai avuto pressioni, tranne forse qualche pressione dall'esterno e qualche pressione personale. Insomma, da parte mia non c'è mai stata pressione perché facesse l'atleta. Certo, era una roba che gli piaceva fare. Io da genitore e soprattutto da ex atleta, e conoscendo questo mondo, gli ho dato una mano, mi sono messo a disposizione tutto lì. Poi i risultati sono diventati sempre più notevoli,
e da qui si sogna, insomma, si programma, si cerca di fare le robe al meglio e cercando di arrivare a degli obiettivi raggiungibili che finora sempre raggiunto, e quindi adesso bisogna anche sognare un attimino. I numeri parlano. Ragazzi, vi chiedo solo di condividere la diretta anche sui vostri profili. Basta che condividete, che siamo in diretta, condividete con il condividi e lo pubblichi sulla vostra bacheca. Riuscite a farlo? Su Facebook? Io? Su Facebook. Sì, è. Basta praticamente tirate giù e... Basta, vado. Già... riesci a farlo? Vediamo se riusciamo. Non è difficilissimo. No, no. Non è difficilissimo. Fatto. Che c'è? Secondo me perfetto. C'è. Perfetto. C'è forse lo schermo di Nadia che si è bloccato. Nadia, Nadia si vede che ha scollegato sì, sì, per condividere sì, sì, sì. Ecco, Jacopo condiviso, perfetto. Jacopo, contaci un po' invece un po' di te. Che sono quello un po' più sconosciuto magari dei presenti. No. Allora, vi racconto che in questo momento sto cucinando un hamburger, quindi potrebbe sentire un po' di... È Masterchef. No, scusate, ma ho finito il lavoro in pista prima e se non mangio svengo durante la diretta, non so se... No, cosa vi posso raccontare? Ho iniziato atletica una decina di anni fa, ma ero scarsissimo, cioè era arrivavo ultimo, cioè roba abbastanza vergognosa. Vincevo le campestri della scuola ogni tanto. E, poi insomma, ho avuto un piccolo salto di qualità da allievo, quando ho iniziato anche ad impegnarmi un po' di più, da secondo anno più che altro. E già da cadetto partecipavo agli italiani, ma arrivavo dietro, cioè in regione, la Friuli Venezia Giulia non è una grande regione, quindi un po' mi divertivo in regione sicuramente. Poi quando arrivavo a livello nazionale era un po' più dura. Vediamo il pubblico, Jacopo è il ragazzo di Nadia. Jacopo abita da una parte che è... Scusami. Sì, sono... esatto, io sono a Trieste in questo momento, anche se non sono triestino. Sono friulano, è un po' diverso. Adesso sono a Trieste perché mi alleno qua e di solito studio qua all'università. Nadia invece sta a Trento, un po' più distante. Ci siamo conosciuti nel 2017. A inizio anno con i raduni della nazionale, quando un po' ho iniziato a correre in corsa campestre, diciamo che a livello juniores di categoria, quindi ero andato agli europei ed ero riuscito a, insomma, ad andare ai raduni, e lì c'era anche Nadia, insomma, e lì ci siamo conosciuti. Poi, insomma, l'amore è sbocciato col passare del tempo. Sì, scusate, mi ero proprio persa. Era proprio finito per chiedere qualche domanda a Jacopo, di come vi siete conosciuti. Mentre cucina l'hamburger, perché sennò muore di fame. Grande. La cosa bella dell'atleta è che praticamente l'atleta è libero di fare quello che vuole, e la vita pratica è minimal, al massimo. Sì, sì. Esatto. E basta, boh, concludendo il discorso, ho iniziato a correre più o meno appunto da allievo, avevo fatto il minimo per i mondiali nel 2005, nel 2017, non mi ricordo che anno era sinceramente, adesso 2015, sì, che avevo vinto anche i campionati italiani studenteschi quell'anno, sì.
E da lì poi, insomma, piano piano ho iniziato a far vedere le 5 sui cross e boh, basta. Negli ultimi 2 anni sono stato un po'... Scusa, dimmi che non sentivo. Da lì è cominciato anche l'amore sia per l'atletica che per la Nadia, detta così. Sì, mettiamo... è merito suo, non è l'amore per l'atletica. Tornando invece, Samantha, dopo abbiamo tempo più con te, con calma, tu così almeno mangi l'hamburger e intervistiamo Nadia che ha un po' di fretta. Allora, ci stavi raccontando un po' la tua storia dall'inizio, no? E ci stavi raccontando praticamente il tuo approccio con l'atletica, hai cominciato in che anno esattamente a livello di categoria? Cadetti? O allievi? No, esordiente. Allora, okay. Ho iniziato da esordiente, sì, e ho iniziato ad approcciarmi all'atletica più seriamente, diciamo, da lieva. Sì. Ok, che se, praticamente si parla di 4 anni fa, neanche tanto tempo fa, penso. Sì, effettivamente sì. Raccontaci un attimino i tuoi personali, il tuo personal best, che siccome per l'atleta è il massimo. Ok, Vai. No, allora, diciamo che in pista non è che vanti questi personali strabilianti, ecco, diciamo così. Ovviamente vado fiera del mio 904 sui 3000. Fatto al 25 aprile? No, l'ho fatto a Göteborg. Ok. Il 25 aprile l'ho fatto, mi sembra, 9:20. Sì. Ok. Però 2 anni fa, l'anno scorso c'erano i 5.000. Sui 5.000 come personale ho 16.8. Sulle siepi 10.21. Sulle 5 ho 4.17, però li ho fatti... 2 anni fa, sì. Qual è la distanza che più ti piace correre? Allora, c'è stata un'evoluzione, diciamola così. Allora, nel 2017 ho iniziato ad approcciarmi con i 3000 maggiormente e è la distanza che mi piace in assoluto, anche tuttora. Nel 2018 ero più tendente al 1500. E l'anno scorso che ho iniziato con diciamo, 5.000 mi sono, ovviamente in maniera molto più seria rispetto al primo anno junior, non è che mi piacciono molto, preferisco soprattutto i 3.000, sì. I 3.000 sono una distanza che è breve, si può gestire praticamente, è veloce, finisce subito. Sì, no, infatti, una sorta di 800, ma proprio presa con le pinze, ecco. Qual è la distanza che non digerisci? Come? Qual è la distanza che non ti viene bene, non digerisci? L'800, non... ovviamente. L'800? L'800. L'800 essendo una gara veloce, una gara che bisogna subito impostarla sul ritmo... E se... non la vedo per le, non dico le mie portate, ma più che altro per come sono fatta e dato il fatto che io non abbia mai preparato gli 800, mi trovo più a mio agio sui 3000, ecco. Poi da quest'anno, quindi da quest'inverno, mi sono avvicinata molto più sui 5000, quindi credo che quest'anno mi sentirei comunque a mio agio anche sui 5000, sì. Sicuramente con la corsa che hai potresti adattarti sicuramente a tantissime distanze. Più poi secondo me, se prendi le caratteristiche del papà, più allunghi e più avrai il tuo. Cosa dici, Giuliano, tu? No, secondo me Nadia potrebbe correre forte anche gli 800, solo che fondamentalmente nella preparazione a noi serve poco, quindi
tra virgolette, perdere del tempo per velocizzarsi, per essere competitivi nei 800 e perdere qualcosa sui 1500-5000 al momento non ci interessa. Sono sicuro che Nadia potrebbe correre molto vicino ai 2-2-2-3 anche sui 800, come Justin Lerma poteva correre sotto i 4-10 sui 1500 in base ai test che abbiamo fatto. Quindi, insomma, sì, stava in una condizione strepitosa come non mai, insomma, quindi l'obiettivo però per i prossimi anni è fare 1500-5000, anche ormai l'atletica moderna è 1500ista, fa anche 5000 molto molto forte. Poi in futuro vedremo se allungare anche sui 10.000, però al momento cerchiamo di abbassare i personali sia sui 1500 che sui 5000 e essere competitivi a livelli assoluti. Poi tu, Nadia, hai comunque anche mostrato di trovarti molto a tuo agio anche sui cross alla fine, perché a parte comunque i due titoli junior europei, hai esordito anche ai mondiali di cross junior da allieva, giusto? Sì, a Kampala nel 2017. Quindi come ti trovi sul cross? Cioè, ad esempio, preferisci 3000 o cross? Una domanda così. Ecco, allora, un paio di anni fa ti avrei detto sicuramente cross, ovviamente sì. Non la pista. Dalle esperienze che ovviamente ho maturato l'anno scorso ti direi tutti e due, quasi sì. Spingerei più sulle 3000. Uh-huh. I cross mi piacciono soprattutto perché non c'hai la paura di, oddio, sono passata troppo forte, cosa faccio? Certo. Oddio, sono praticamente sempre in inverno, quindi non c'hai problemi di caldo, acqua sì, e tutte le cose che ci possono venire dietro. Ovviamente c'è il freddo, però con il freddo ci si può coprire, col caldo ci si può ben fare poco. E di conseguenza, ora come ora, ti direi preferisco tutti e due, sì, ma forse sono più tendente verso il 3000, sì. Uh-huh. Quindi diciamo che le gare a uomo ti piacciono, ti esaltano comunque. Sì, no, quello sì, ovvio, anche perché diciamo che è un'altra corsa, sono due corse differenti, quelle del cross e quella della pista, almeno per la mia esperienza. Il cross è un qualcosa proprio come di spirito libero, mentre la pista è sempre incentrata su questo tempo, devo fare questo, devo passare così, è molto più meccanica l'approccio. Nadia, ti puoi mettere contro luce che vediamo un po' il tuo viso? La montagna lì sta facendo notte, ormai non si vede più niente. Non ti vediamo più. Scusate. E Giuliano, tu cosa ci dici? Per il futuro di Nadia, cosa ti aspettiamo? A livello di distanze. A livello di distanze, sicuramente continuerete col cross, continuerete, vi sposterete più sulla pista, ci sarà anche la corsa su strada, o la strada è una cosa non ancora da guardare in questo momento? No, al momento la strada, insomma, tranne qualche uscita, tra virgolette, per monetizzare o dopo il grosso appuntamento, insomma, la strada intesa come mezza maratona non è nel programma, insomma. Nadia è ancora troppo giovane, però il suo futuro al momento è 1500-5000 per i prossimi 4-5 quanti anni. Nadia, ricorda il punto, ha appena fatto 20 anni, quindi insomma 20 anni sei nel fresco, quindi, insomma, fino ai 25 anni meglio crescere sui 1500-5000, forse qualche capatina sui 10.000, vediamo un po'. Fondamentalmente le sue gare sono 1500-5000 e forse 3000 scepi, non nel prossimo, nel breve futuro, insomma, non quest'anno e neanche il prossimo anno l'obiettivo è partecipare alle Olimpiadi, insomma, sui 5000. Certo. Beh, comunque Nadia ha mostrato doti abbastanza comunque naturali sulle siepi, perché hai comunque, mi pare, un sotto i 6,40 sui 2000 siepi da allieva e un 10, come hai detto prima, un 10,21 sui 3000 siepi, che diciamo, improvvisando come esordio sulla distanza, è più che buono, diciamo. L'avevi fatto a Rovereto, no, giusto? Sì, il 10,21.
No, infatti diciamo che era più un test per capire se poteva essere anche un'alternativa oltre ai 1.500 e 5.000. Ovviamente sta di fatto che per le SEPI bisogna dedicare maggior importanza a livello tecnico, e cosa che noi l'anno scorso e quando ero allieva non è che ci siamo incentrati maggiormente. Anzi. Certo. Diciamo che le SIEPI, diciamo, più che altro, più che fare ripetute, devi seguire la tecnica, è la cosa più importante, perché puoi avere la velocità che vuoi, ma se non c'è tecnica, il ritmo non ti aiuta. No, infatti si è ben visto che assaltavo, facciamo un salto in alto della SIEPE, non tanto il salto della SIEPE, passaggio della SIEPE, ecco. No. Ti proverai prima o poi sulle SIEPI? Come? Ti proverai sulle SIEPI come distanze? Le rifarai? Sì, anche prego. Perché alla fine è stato un piccolo esperimento l'anno scorso, quindi non vedo perché non riprovarsi, ecco. Beh, non ti hanno lasciato un brutto ricordo, insomma. No, non pensavo, ecco. Io l'arena di Milano, la Riviera l'ho spostata di qualche mese quando gli sono andato contro, quindi stavano addosso. No, infatti, erano le SIEPI sono veramente tecniche, e poi soprattutto sono traumatiche. Bisogna stare anche bene fisicamente in quel periodo, come penso. Vai tranquillo. Giuliano conferma, scusami. Sì, bisogna essere pronti muscolarmente, quindi soprattutto con l'atletica moderna di adesso non si può pensare di fare tutto, quindi bisogna cercare di finalizzare il più possibile, e quello che si fa farlo bene, quindi non si può pensare di fare troppe cose, quindi insomma, la stagione, gli appuntamenti sono pochi e con pochi bisogna centrarli. Purtroppo l'atletica mondiale ormai non lascia più spazio all'inventiva, insomma. Diciamo che non si può fare più tutto. Invece adesso nel periodo che non ci sono gare, cosa ne pensate delle gare virtual? Facciamo così, rispondiamo un po' da Giuliano, Nadia e poi Jacopo. Cosa pensate delle gare virtuali? Avete partecipato? Avete un punto di vista vostro? Io sono contro giustamente le gare virtuali, però allora, finché le fa l'amatore o l'atleta di buon livello va bene, e il professionista certe cose non dovrebbe farne, poi non so se il concetto può passare. Allora, se è una cosa per beneficenza, sì, ma un professionista certe cose, insomma, non porta poco. Anche agonistico, quindi preferisco farmi un test rifatti miei a casa mia, dove posso rilevare dei dati utili, che non sì. Cose, insomma, anche perché poi potremmo andare a scapito dei atleti quando vanno nelle gare a chiedere degli ingaggi, e quindi sono una situazione un po' complicata, non la vedrei così come un gioco. E invece Nadia, tu cosa ne pensi? Le pare più di no alle gare virtuali, cosa ne pensi? Ma diciamo che io non ho un approccio negativo nei confronti delle gare virtuali, alla fine penso che possa aiutare la situazione, quindi ovviamente alla fine bisogna fare il test da soli e pubblicare alla fine il risultato. Quindi alla fine dici tutti, diamo un sì alle gare virtuali di Nadia. Invece tu, Jacopo? Il mio è uno sni, dai, una via di mezzo. Perché ho visto delle cose aberranti da parte degli atleti che cercano di, non so, di farsi vedere in determinate situazioni. Cioè, sono una cosa che ci sta per divertirsi, per passare il tempo in un periodo un po' particolare,
però non deve diventare un oggetto, cioè non deve essere sfruttato male, cioè non devi arrivare a cercare di fare i magheggi per poter arrivare sul podio, cose del genere, o mostrare che stai bene. Sì, esatto, cioè a chi devi far vedere, cioè fai una gara, lo metti su Strava e sei, che cosa hai capito, ecco. Però ci sta alla fine. Io non ho fatto perché non stavo bene, come non mi andava di fare robe del genere, però cioè, ci sono dei miei amici che hanno partecipato per divertirsi. Diciamo che la formula, beati loro. La formula è di divertimento, poi se c'è la prestazione la prestazione su un GPS, secondo me non deve essere valutata al tempo, deve valutata al 90. Sì, esatto. Però avremo tanti fenomeni, insomma, se no dove ci sono stati i fenomeni? Sì, erano tutti fortissimi, cavolo. No, quello che ho detto io a un certo punto, c'era un sacco di gente che faceva il personale, ho detto vabbè, allora a questo punto non serve a niente andare in raduno, stiamo chiusi in casa 2 mesi, usciamo, facciamo il personale, basta, e siamo a posto. Invece Giuliano, nel periodo di fermo, diciamo nella stagione di quest'anno, la federazione è come ti ha dato una mano a livello di raduni, ti ha dato una mano, cosa dici a livello italiano? C'è un'unione o c'è ognuno ai fatti suoi? No, non ho sentito bene. Stavo dicendo, a livello nazionale vi sono stati vicino alla federazione o ognuno ha fatto i fatti suoi? In questo periodo di Covid e durante la stagione? No, noi siamo in contatto con i responsabili del settore, e poi il presidente Giomi ci è stato molto vicino, si è sempre preoccupato della salute di Nadia, come stava Nadia, e via, dal punto di vista nostro va tutto bene, insomma. Sono stati presenti? Sì, ma noi fondamentalmente a noi non ci è mancato niente, quindi non possiamo lamentarci. Facciamo un po' di domande a Jacopo. Jacopo, prima cosa, dai una mano ogni tanto agli allenamenti, Nadia? Date una mano agli allenamenti, ognuno fa i fatti suoi. Non vi sento. Raff, stai grattando sempre più forte. Non è il mio, ho cambiato l'altro telefono. Secondo me è Jacopo. Secondo me è Jacopo. No, ogni tanto muta. Indovina chi? Allora la Nadia. Colpa tua, Nadia. Jacopo, no. Oddio. Tu, Jacopo, ci senti comunque? Sì. Ah, ok. Dai, perché vi date una mano negli allenamenti, vi allenate in gruppo. Dici io e Nadia? E tu, Nadia? Boh, lei mi dà una mano in bicicletta ogni tanto, sì. Io ci provo, può capitare ogni tanto che magari le tiro un medio perché faccio una corsa un po' più allegra, mettiamo così, e anche correndo magari le do una mano, ripetute non è mai successo. Una volta le ho detto che il giorno in cui le tirerò le ripetute mi ritirerò dall'atletica, perché significa che ho finito, posso buttare via una giornata durante le ripetute, posso ricorrere. E com'è avere essere forti e una coppia? Com'è gestire la giornata a livello di studio e allenamenti? Vai Nadia, vai. Nadia, mi sento a scatti, sento pochissimo. Mi sente scatti a me? Sì, sento tutti, sento un rumore di sottofondo che mi copre. Sì, c'è, grazie. C'è un microfono che gratta. Ah, ok, lo sentite anche voi allora. Sì. Ah, è mio? Boh, perché io ogni tanto... Mi senti, Maria? Oh,
Oddio, non vi sento. No, Nadia, in pratica Rafael voleva sapere come, diciamo, essendo atleti comunque consolidati della nazionale, così come vi gestite, come gestite gli studi, gli allenamenti, okay. E in più anche comunque una relazione tra atleti che abitano in due città diverse. Ok, allora, per quanto riguarda gli allenamenti, quando non c'era il problema del coronavirus e quindi facevo le lezioni in sede, mi allenavo la mattina presto, quindi per le 7 andavo e mi allenavo. Sì. Supponiamo da un doppio, però ad esempio a volte è capitato anche che facessi i medi la mattina a digiuno e ovviamente mi ero abituata, però appunto non mi dava alcun tipo di fastidi, anzi, certo. Mi trovavo molto meglio. Oh. Per appunto molto spesso mi allenavo la mattina presto, però poi avevo tutto il pomeriggio libero da organizzarmi o fare secondi allenamenti. Poi andavo per l'appunto all'università e il pomeriggio studiavo o mi allenavo. E, ovviamente con Jacopo ci teniamo sempre in contatto con WhatsApp e a volte la sera capitava di andare a fare FaceTime, soprattutto durante il periodo di quarantena dove non ci siamo visti per io non so quanti, un bel paio di mesi, ecco, sì. Non so quanti. 3 mesi, sì. Ecco, sì. Non beh, dai, però il bello è comunque che avete condiviso anche tante trasferte con la nazionale, soprattutto i cross, così sì, avete condiviso tante esperienze insieme. No, infatti quello è molto bello, è stato molto bello anche perché io sono dell'idea che con le persone di cui per appunto ci circondiamo bisogna per l'appunto avere una passione in comune, se no alla fine non ci si lega alla fine. Sì, 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 sì. E quindi questo è molto importante, sì. Vero, vero. Jacopo, tu confermi? Sì, sì. No, no, stavo ascoltando con passione quello che dicevano. No, sì, aggiungo te, più o meno la mia routine è la stessa. Io faccio fatica ad andare a correre a digiuno, invece non combino, quindi piuttosto mi sveglio la mattina presto per mangiare e vado a correre presto come la mattina, ma a digiuno mi viene difficile. Sì. E, fatto sta che sì, oltre che fare FaceTime e cose del genere, comunque ci vediamo una volta ogni X settimane in base al periodo, stiamo quei 5 giorni, una settimana, un weekend che sia assieme, o io vado su a Trento, o a Cavareno dove sta lei, o lei viene insomma giù da me e cerchiamo di continuare la routine normale, ecco, magari in un periodo un po' più tranquillo e comunque ci andiamo, facciamo una sorta di vacanza anche, magari ci rilassiamo un po' di più, però sì, avendo anche da studiare e allenarci cerchiamo di mantenere entrambe. Ma quindi anche tu anche tu, Jacopo, fai degli studi, cos'è che studi? Sì, sì, studio economia. Economia in internazionale, mi laureo tra 3 settimane. Ah, ok, grande. Sì, sì, sì. Poi allora, sappiamo che c'è Nadia che fra poco dovrà partire. Le facciamo un'ultima domanda che ci è arrivata all'istante tra i commenti di Niki Morlacchi, che ci segue sempre nel corso delle dirette. Ve la mostro così riuscite a vederla anche voi. Quindi, ciao Nadia, domanda: come si svolge la tua giornata di allenamenti? Se ti alleni da sola oppure in gruppo, insomma, proprio la tua routine quotidiana. Ok, come già dicevo, preferisco allenarmi la mattina, molto presto, anche perché diciamo non devo stare a guardare orari, ho fatto colazione a quest'ora, devo stare attenta a questo, ma semplicemente mi sveglio, mi do una sciacquata e vado a correre. Sì. Non ho problemi di fare lavori la mattina, quindi per l'appunto medi o quant'altro. Mi alleno da sola, però ovviamente l'aiuto di mio papà che mi segue sempre in bici, mi segue non soltanto i lavori o quant'altro, ma anche i gruppi e tutte le corse. Dato che comunque di per sé io mi alleno da sola, sì. Sì, sì, sì. Ma mi sono sempre allenata da sola. Qualche volta in pista, ad esempio,
non dico che mi alleno in compagnia o comunque che mi tirano le ripetute, però comunque siamo tutti mezzo fuoristi, quindi siamo lì, parliamo e chiacchieriamo. Certo. Un po' di compagnia c'è. Sì, almeno nel riscaldamento per chiacchierare un pochettino. Sì, ecco, sì, esatto. Comunque il tuo era anche alla fine un contesto particolare, perché tu vivi in montagna, del resto non c'è acclesso tutta questa gente che fa atletica che ti possa tenere compagnia. Sì, no, sì. Si travedono degli sfottò qua. No, per l'amor di Dio. No. È scattato. Rende più forti allenarsi da soli? Secondo me sì. Secondo me sì. Ha degli aspetti negativi, perché ovviamente quando sei caputo ti arrangi, però sì. Mentalmente ti forma. E anche io mi sono allenato per tanto tempo da solo, in realtà. Quindi so bene cosa vuol dire. Sandro, Daddy, hai altre domande da aggiungere a Nadia? Così almeno la liberiamo, che sicuramente no, altre domande no. E Nadia, ci ha fatto piacere tantissimo ascoltare un po' la tua storia, anche se è stata breve, ma intensa. Senti, grazie mille, mi dispiace dover andare via. Grazie no, no. Ora. Assolutamente, ci ha fatto piacere. Un secondo piacere, grazie per la tua disponibilità e spero di intervistarti dopo qualche cosa importante, che praticamente avrai avuto il tuo grande risultato come al tuo solito. Ti auguro tutto il bene di questo mondo. Grazie, gentilissimo. Dai. Salutiamo, rimaniamo in diretta con Jacopo. Viviano le tutti noi. Ciao Nadia. Ciao Nadia. Ciao ciao. Rimaniamo un po' tra... Non si sente più il grattare. Era davvero Nadia. Io ho trovato la colpevole. Avere come cognato Giuliano. Giuliano, mi fai il culo con... No, ancora no, dai. Tra poco. No, quando vado su a Trento è molto disponibile, mi aiuta spesso negli allenamenti. Giuliano è un diretto, lui se ti deve andare a fare in culo non ci pensa due volte, però però questa è vera, mi ha insegnato tanto Giuliano. Sì. Jacopo, torniamo un po' alla tua storia, raccontaci un attimino da dove inizia praticamente la tua atletica. E poi ho delle chicche da raccontarti, perché sai che io sono amico di Sebastiano Parolini, che da raccontarti. Io ti ho già detto prima, sono friulano, no? Quindi ho iniziato ad allenarmi qua da me a Monfalcone, la grande metropoli di Monfalcone, dove fanno le barche. E lì ho iniziato, boh, come iniziano tutti, insomma, giocando eccetera, poi piano piano vedevo che ero un po' più forte nelle cose di resistenza, solita storia. E in realtà vedevo che un minimo veloce ero, infatti fin da subito mi sono concentrato più su 1500 che 800, fin da subito. Infatti le prime gare che facevo, a parte quei 600 da piccolo, le robe strane, insomma, ho sempre fatto 1500-800, anche ai TDS e varie, ma facendo comunque sempre corsa campestre. Cioè, io fin da bambino vado a corsa campestre. Quello non mancava mai, ogni inverno facevo sempre, perché era la preparazione e via. Poi piano piano è diventato anche il mio punto forte, di fatto. Non so se perché sono venuto qua a vivere a Trieste, i percorsi qua non sono semplici, ho iniziato ad allenarmi in maniera un po' più pesante sotto certi aspetti. Dimmi, scusa. Ricordiamo chi è il tuo allenatore. Sì, io sono allenato da Roberto Furlanic, qua a Trieste, è stato allenatore di Patrick Nasti, sì. Che ha fatto, insomma, era stato delle Fiamme Gialle sui 3000 siepi, forte nei cross. C'era Sterni, sì, Seppi. Poi c'era, insomma, Federico Viviani, lo ricordi? Classe 91.
E c'era il club triestino, era tutto nelle mani. Vincevano i CDS di cross ogni anno in pratica. Mamma mia. Fisso. Era uno squadrone. Poi piano piano vabbè. Si invecchia. Che fra l'altro adesso poi nella tua società c'è anche Neca Crippa. Sì, infatti io da 2 anni a questa parte mi alleno con lui di fatto, certo. Perché lui ha avuto un periodo brutto, insomma aveva anche praticamente mollato atletica definitivamente, e lui era venuto nella mia società nel poi ha avuto un periodo appunto in cui ha mollato per infortuni e tutto quanto, e l'abbiamo recuperato. Negli ultimi 2 anni ed è tornato a livelli insomma che gli competono, ecco. Certo. Probabilmente potrebbe fare ancora qualcosa, perché continua ad avere problemi fisici, perché è molto fragile, però insomma almeno è tornato a farsi vedere a livelli giusti. Lui ha, diciamo detta così volgarmente, lui ha avuto doppiamente le palle, perché avere un fratello come Yemen Crippa non è facile, perché comunque il contatto è sempre un po' diminuito. Sì. Ricordiamo che lui, secondo me, ha doppiamente le palle per quello che sta facendo, perché non è facile. A livello italiano comunque ti puoi, come si dice, salvare, ma a livello europeo nazionale lì parlano di più i risultati internazionali. Sì. Infatti ha avuto un buon risultato a Tilburg, che era arrivato 20° agli europei, e da lì però anche lì poi ha avuto i suoi problemi, cioè non riesce mai ad avere continuità, un po' mi dispiace a questo punto di vista. Gli basterebbero secondo me anche pochi mesi per poter fare davvero bene. Ovviamente lui, a differenza di suo fratello, non è tanto veloce, perché suo fratello comunque è veloce, ha delle caratteristiche fisiche un po' diverse rispetto a lui. Lui è molto più impostato per la mezza, se non addirittura per la maratona. Quindi, ovviamente, ha dimostrato di essere un buon crossista quest'anno. Assolutamente. Ma perché noi abbiamo una scuola che si fa molto sul cross, soprattutto d'autunno e d'inverno, perché qua da noi per forza lo devi preparare, cioè se vai a correre ti fai 140, Neca ne faceva anche di più di chilometri a settimana, e sì. Li fai quasi tutti collinari, quasi tutti su sterrato, per forza lo fai. Se poi ti concentri anche su quello, perché sai che ti è utile anche per l'estate, per la primavera, insomma per quello che devi fare poi dopo, questa è insomma la nostra scuola di pensiero, mettiamo così, da qualche anno a questa parte. Marzo, c'è una domanda di Miki. Sì, di Miki Morlacchi ancora, questa volta per Giuliano, ve la mostro. Allora, quindi c'è Miki che voleva sapere da te, Giuliano, se potevi raccontare la tua prima esperienza in maratona, come l'avevi vissuta in termini di preparazione, e come avevi vissuto la gara stessa, insomma. No, diciamo, sì, il debutto è stato a Venezia, non, diciamo, per 30 km è andata come doveva andare, insomma. Poi mi sono fatto prendere un po' dalla smania di vincere la gara, e col senno di poi ho sbagliato. Comunque 2 settimane prima a Udine avevo vinto il titolo italiano con 60-47 da mezza, e quindi passare in 64-15-64-20 mi sembrava di andare a spasso. Allora, certo, ho chiesto ai miei compagni, a Salao Ngadi, che era con me alla cover Mapei, di spingere un attimino, e quel 10 km dopo, dal 20° al 30° mi sembra che ho fatto 28-45. E quando sono uscito da Mestre ho visto il ponte San Giuliano, lì ho detto vabbè, ormai qui è finita, ero in crisi, non andavo più avanti, non mi sono fermato solo perché l'arrivo era più vicino all'arrivo che l'hotel fondamentalmente, però mi sarei potuto ritirare già al 32esimo, insomma non arrivo. Ricordiamo che con senno di poi potevo partire, invece di pensare subito al tempone, era meglio se stavo in gruppo e mi facevo portare fino al 40esimo,
e poi piazzavo la volata finale e ciao, forse cambiava la mia storia in maratona fondamentalmente. La famosa volata di 2 chilometri. Diciamo, no, diciamo che un estremo, una maratona, insomma, ci sono arrivato tardi e non è una cosa che mi piaceva più di tanto, anche se fondamentalmente io ero uno che sono arrivato, quando mi allenava Giorgio Rondelli sono arrivato anche a fare il triplo allenamento, anche 310 km a settimana, quindi non mi spaventavano certi allenamenti e certe distanze, però non era dentro di me la maratona, insomma. Ero più competitivo sulla meta, sono sicuro che sulla meta... No, sulla mezza non eri competitivo, eri un mostro. Appena sotto i 60 secondo me ci sarei potuto andare. Una maratona, no, forse avrei potuto correre in 2.8, 2.9, ma non mi cambiava la vita. Tu riuscivi a fare 61 da solo sulla mezza, che 61 lo corrono adesso i migliori top in Italia, dei nostri italiani, quando sono coi keniani. Cioè tu riuscivi a farlo anche. E con le scarpe della Nike. Con le molle, insomma. Vorrei vederli con le scarpe normali, però insomma dai, comunque sono passati anche tanti anni, è giusto che, io penso che un Yaman Kripa, se in futuro facesse una mezza, secondo me subito alla prima mezza che fa va sotto i 60, insomma, quindi chi corre da 27 minuti deve correre da 59-40, 59-30. Le proiezioni sono quelle, insomma, non è che si scappa, i numeri sono numeri. Comunque la mezza poi non è una maratona, insomma, la prepari senza la mezza in 10.000 è un po' più lungo, se scoppi il 19esimo, ma non è che prendi le mine della maratona, quindi insomma invece di correre a 2.50 quel chilometro, corri a 3, perdi 10-20 secondi, insomma, non è che ne perdi. Insomma, la mezza la fai nel lungo della domenica, figurati la maratona sicuramente no. No, da settimana prossima faccio il lap sullo scooter, così guardo quanti chilometri faccio, ma non penso di fare 310 chilometri. Robe da matti, bello, bello però. Jacopo, tu raccontaci invece la tua settimana tipo. Settimana e come ti alleni, dai. Non me la ricordo più qual era la mia settimana tipo, è da 4 mesi che non esiste. No, dai. Ho ripreso la mia settimana tipo, penso, nelle ultime 3 settimane, perché prima pensavo quasi completamente agli esami da finire per laurearmi. Dato che ne ho approfittato del fatto che non ci fossero gare, non avessi pressioni a giugno, per concentrarmi molto di più sullo studio. Ovviamente durante la settimana tipo fare 3 lavori a settimana, più il medio in realtà, perché facciamo siamo abbastanza rigorosi. Senza dire troppi tempi, raccontaci un po' la tua settimana tipo in cui fai una preparazione invernale, dai, così almeno capiamo Sì, va bene. No, perché di inverno sono tipicamente molto più rigoroso, perché di inverno non mi infortunio. E quindi riesco a mantenere la costanza. Di solito faccio lunedì, mercoledì e venerdì i lavori, o meglio, lunedì lavoro sui circuiti facendo dei 400 in pista. Quindi lavoro di circuiti 400, lavoro di circuiti 400, lavoro di circuiti 400 per tot volte. Il mercoledì di solito sono le ripetute lunghe, quindi dai 1000 in su, d'inverno tipicamente... 1500 in su, se non 2000 in su, e se sono nel periodo di cross preferisco fare su cross, magari più duro, muscolare, piuttosto che fare ritmi, perché tanto la prima gara dei cross non è che si va a 2.50. Di venerdì invece ci sono le salite, e la domenica, noi facciamo la domenica mattina al medio invece, potreste. Sempre sul cross, d'inverno. Sì, invece il resto dei giorni sono tutti doppi e di corsa, e di solito doppio anche d'inverno, doppio anche durante i giorni in base anche in realtà all'università e altri impegni, anche gli altri giorni. Ti dico, d'inverno, questo inverno sono arrivato a fare anche 160 km a settimana per 3 settimane di fila, e di conseguenza doppiavo
qua, non ogni giorno, ma ovviamente perché c'è anche il lungo, quindi certo. Per raggiungere il lungo per me è un po' tortina. Quanti chilometri è il tuo lungo lunghissimo di solito? Boh, ti dico, non sono mai andato oltre i 23 e mezzo, più o meno, oltre l'ora e 35 forse al massimo. E non sono uno che fa i lunghi da 26 o 27 chilometri. E non li faccio neanche a ritmi folli, io sono uno che comunque di solito nelle corse lente cerca di recuperare, non va a tirarsi il collo per niente, o insomma anche fisicamente mi sento anche in verità anche mentalmente mi sento meglio se il giorno dopo, se il giorno prima ho recuperato bene durante la corsa. Jacopo, dici i tuoi personali a livello di gare, quali sono le tue gare preferite e i tuoi personali, e qual è la gara che non sopporti? Ok, allora i miei personali non sono chissà che, magari forse uno si salva più o meno. Allora, faccio io 800, ho il personale del 2017, forse addirittura, di 1,53. Poi non mi sono più migliorato, insomma, per varie ragioni. E il 1,5. Dimmi, scusa. Nel certo lento 1,53 sugli 8 per un mezzofondista. No, ti dico, a me non dispiace, a differenza di Nadia, a me gli 800 non dispiacciono. Solo che non sono mai riuscito a farli bene veramente. Io ho sempre fatti soltanto per i CDS il giorno dopo i 1,500 e comunque non li ho mai preparati, o ci arrivavo così tanto per portare punti alla società, o da mezzo infortunato, ma non ho mai avuto la condizione per poter fare 1,50 per dire o scendere, che è uno degli obiettivi che mi piacerebbe raggiungere, insomma, prima o poi. Anche perché io di base dovrei essere un 1500ista, poi ho fatto il personale nel 2018 3,45, poi non mi sono più migliorato anche lì per infortuni vari, perché non ho mai trovato la condizione opportuna per potermi migliorare, anche perché poi ho iniziato a concentrarmi anche più sui 5000 e, nonostante poi non abbia mai fatto un tempo decente sui 5000, perché continuo ad avere il tempo del 2018. Perché ho guardato, allora mi ricordavo quello dei 1.500, dei 3.000, non mi ricordavo quello di 5.000. Allora, tu sui 3.000 hai 0.8 indoor, sì, giusto? Sì. Perché outdoor hai 8.10, però invece sui 5.000 hai 14.28, che diciamo che se fai 8.8 indoor dovresti correre almeno 14 netto, poco sotto. Ti dico, anche lì io ci ho provato due volte a fare il tempo sui 5000 e due volte mi sono ritirato perché non ero in condizione di arrivare alla fine, insomma. Sì. Due volte l'anno scorso, una per tentare il minimo per gli europei a cui è andato Sebastiano. L'ultima occasione che c'era, non ero in condizione perché mi ero allenato soltanto un mese e mezzo, non ero pronto. La volta dopo, a fine stagione, a settembre, stessa cosa, mi ero allenato solo un mese e mezzo perché mi ero rifatto male di nuovo e mi ero fermato di nuovo qua a Trieste, tra l'altro. Ed erano tutte gare in cui si poteva fare 14 minuti. Poi non ho più avuto l'occasione quest'anno di poter fare un tempo minimo decente, vediamo così. Io spero in realtà di poterlo fare a fine stagione. Il mio obiettivo è fare sia un 3000 che un 5000 e un 1500 forse, se si riesce a trovare. Sì. Beh, però comunque diciamo che quando trovi quella costanza che al momento trovi maggiormente in inverno, i risultati comunque vengono fuori, perché hai detto che hai susseguito 3 settimane a più o meno circa 160 km a settimana, e poi comunque il risultato degli europei di cross ha ripagato, penso, ampiamente. Direi di sì. Infatti ogni volta l'europeo di cross è l'unica occasione in cui sono stato bene per 3 mesi di fila e in cui potrei, cioè in quel periodo novembre-dicembre in cui riesco ad esprimermi un po' meglio. Poi arrivano vari acciacchi, soprattutto nelle ultime due estati, e quindi sì. La distanza che mi piace di più è sicuramente comunque il 3000, perché certo. Vengo dal mezzofondo veloce, sì. E vado verso un mezzofondo prolungato, e di conseguenza mi trovo benissimo a livello di testa, a livello di gestione. Se giri in mezzo una sparata, chiudi gli occhi,
e vai. Cioè, alla fine fai un paio di giri, fatichi un po', poi capisci che stai arrivando alla fine o meno. La distanza che non mi piace di più comunque il 5.000, giusto per, perché non sono mai arrivato alla fine nelle gare decenti. Basso, tornando invece a te, che consiglio dai a questi giovani che si stanno approcciando comunque a una pubblica un po' più seria, anzi seria, ma per dargli comunque l'incentivo per andare a migliorare? Cosa dai come dritta a questi giovani? Secondo me i giovani forti d'Italia ce ne sono, ci sono anche dei bravi tecnici, forse dovrebbero fissarsi degli obiettivi e andare più sul concreto, nel senso a volte si disperdono in gare garette che non servono niente. Per esempio, io partendo con la programmazione della Nadia, fisso qual è l'obiettivo, ci sono dei obiettivi, però quello che non bisogna sbagliare è l'obiettivo finale. Poi quello che succede per arrivare lì conta poco. A volte li vedo demoralizzati, anche la stessa Nadia a volte non crede nelle loro capacità, e questo forse noi corridori non siamo adesso vecchi, non è che correvamo 50 anni fa, forse eravamo più ignoranti, più inconsci, ci buttavamo e non avevamo limiti in quel senso lì. Invece i giovani di ora secondo me si fanno a volte più problemi. È impossibile fare quello, è impossibile fare quello, ma è impossibile niente, bisogna buttarsi. Un giorno prendi una sberla, il secondo giorno prendi la seconda, il terzo giorno la dai. E secondo me l'unico limite che vedo in questi giovani è questo, perché potenzialmente non mi vengono a dire che sono inferiori a noi. Ora c'è anche la tecnologia che noi non avevamo, ci sono tante puttanate che noi onestamente non avevamo. Noi avevamo l'orologio normale e basta, cardiofrequenzimetri non esistevano, o a fine carriera li abbiamo scoperti. Hanno tante possibilità che potrebbero essere un vantaggio, che però a volte diventano un freno, perché a volte invece di basarsi sulle loro sensazioni guardano le sensazioni dell'orologio, del Garmin e tutte queste robe qui. Per me la tecnologia serve, supportata anche dall'intelligenza dell'atleta. Mi verrebbe fare un po' un misto. Secondo me gli atleti forti ne abbiamo, c'è un bel movimento, devono crederci solo un pochino di più, basta. Poi si fa presto a fare salto di qualità, tutto lì, e speriamo che lo capiscano anche loro. Insomma, io per esempio da Nadia non voglio sentire comunicare non ce la faccio, non ce la faccio, allora stai a casa, vai a dormire e non far perdere tempo. Diciamo che la differenza, io sono un po' nella via di mezzo delle due generazioni, noto praticamente che comunque quei ragazzi del giorno d'oggi hanno molto più interessi, a parte che studiano e quindi hanno anche la voglia di laurearsi e avere comunque... Sì, ma quello secondo me è anche un vantaggio, soprattutto perché uno passa dalle categorie giovanili alle categorie assolute. Infatti uno dei problemi in Italia non sono i gruppi militari, secondo me. Il problema è chi fa il professionista e non c'ha qualcosa da impegnare alla giornata. Allora, o sei il fenomeno di turno che riesce a fare quello, o se no, fare professionista, allenarsi due volte al giorno e non fare niente tutto il giorno, diventa complicato. Se non sei africano. Invece lo studio ti porta via un po' di giornata e continuano il proseguo di quello che facevano da giovani. Libera un po' la mente, pensi un po' ad altro. Sì, no, sei sempre lì che pensi all'allenamento, se un giorno l'allenamento ti va male, sparroni tutto il giorno e non va bene, poi per tre giorni vai su e cos'è sta roba, non vado, le solite paturne, e poi non si esce da nessuna parte. Quindi, Jacopo, una volta avere la testa impegnata anche su altre robe è meglio. Sì. Jacopo, invece il tuo punto di vista, dalla tua generazione, di cosa stai vivendo in questo momento? Ah, io ti dico che se ci sono due tipi di ragazzi della mia generazione, di atleti, gli atleti che, come diceva Giuliano, che non fanno altro che pensare alla corsa e basta, che per l'amor di Dio, cioè, se vogliono farlo, che lo facciano. Però secondo me
gli altri atleti comunque studiano o che magari non all'università, per amore di Dio, ma hanno un'altra passione da coltivare, che può essere studiare qualsiasi cosa autonomamente piuttosto che altro, possono avere anche una marcia in più da certi punti di vista, a livello anche di intelligenza di gara, di intelligenza di allenamento, di modo di apprendere anche le cose che gli vengono dette negli allenamenti, tutto quanto. Perché quando vado in raduno ci dicono tante cose, però non tutti le sanno ascoltare, mettiamo così. Perché ti possono insegnare a farti la seduta di forza in palestra, ma se tu ti impari l'esercizio ma non capisci a cosa serve, non approfondisci personalmente, diventa difficile. Quindi secondo me anche soprattutto lo studio, ma non solo, ti aiutano anche ad avere un approccio diverso e poi a distrarti ovviamente durante la giornata, ad avere obiettivi anche diversi, perché cioè, se ti infortuni e poi non hai altro da fare tutta la giornata per un mese intero, cosa fai? Cioè ti piangi addosso per un mese, e se non avessi avuto da studiare io mi sarei qui. Dico, se sei africano te ne sbatti. Ti arrampichi sugli alberi. Beh, giù in Kenya si divertono così. Non so cosa fanno durante la giornata, se non... cioè, dormono, corrono e basta. Anche Wanders, tipo. Dorme, corre, mangia ogni tanto. Riusciresti a fare una vita di Wanders come fa lui? A stare, no. Tipo 8 mesi in Kenya? No, assolutamente. È difficile, eh? È difficile. Ha la sua, chiaramente, la sua difficoltà a livello proprio di impegno... secondo me di testa, è un africano lui adesso di suo, a differenza di Yeman, che comunque ha le sue distrazioni, ha le sue cose qua, si diverte con gli amici a Trento. Yeman è anche festaiolo, anzi bisogna tenere lo freno tante volte. Sì, assolutamente, ma cioè, ci sta, ha il suo stile di vita, però il rigore che effettivamente ha avanti certe cose è invidiabile, ecco. Però il fatto appunto anche secondo me anche lì di dedicare completamente la tua vita solo a quello, io comunque non di mio non ce la farei, sarò io l'invitato, non lo so. Bene. Mazzo, hai qualcosa da dire? Abbiamo domande? No, al momento no, non ci sono state più domande, a dire il vero. Giuliano, volevo sapere da Jacopo, stai facendo, devi laurearti, laurea triennale o magistrale? Sì, laurea triennale. Ah, ok, poi dopo pensi di continuare e fai la magistrale? Sì, dovrei fare la magistrale, adesso sto vedendo un attimo di iscrivermi, di fare le varie procedure che si devono fare per continuare comunque sempre in ambito economico e in ambito finanziario. Sì. E poi cosa ti piacerebbe fare dopo la magistrale? Vorresti provare a dedicarti, a concederti un periodo sull'atletica o continuare l'alternanza? Cioè, c'è un enorme dipende gigantesco che riguarda il fatto di come vanno 2 anni fondamentali. Già questo l'ho perso praticamente, è un anno importantissimo per la mia carriera sportiva, di fatto l'ultimo anno under 23, che poi tra l'altro avevo lanciato con un settimo posto agli europei che dava certe speranze, mettiamo così, sì. Che non è ancora completamente buttato perché c'è ancora il finale di stagione, però sì. Sono pochi mesi in cui può succedere di tutto. Fatto sta che dipende da come va il prossimo anno e l'anno ancora dopo, perché ovviamente se appena esci dalla categoria under 23 non riesci a fare un determinato salto di qualità abbastanza importante, rischi poi di
di perdere tempo, tra virgolette, perché alla fine quelli sono gli anni fondamentali. Poi certo c'è stata, ci sono state persone che sono diventate forti anche dopo, per l'amor di Dio, ma sì. Non è così semplice, non è così semplice, ed è un rischio molto forte di perdere dei premi dall'altra parte, che ovviamente non ti aspetta la vita molto spesso, soprattutto se hai fatto un percorso di studi e se l'hai fatto ci sarà un motivo, insomma, che vuoi fare nella vita. Certo. Giuliano, c'è qualcosa? No, basta così. Basta. ragazzi, dopo un'ora e dieci siamo riusciti a dire tutto quello che dovevamo dire, soprattutto mi ha fatto piacere conoscerti, Jacopo, perché sei un ragazzo simpaticissimo, spero di conoscerti dal vivo. Mi ha fatto piacere, ti saluterò e dirò di non... Dì al dottore di stare calmo, che basta tutte queste gare. Questa rivalità con Paro, da dove nasce? Ah, la nostra è una rivalità che più sana non si può, perché siamo amici da... L'ho conosciuto nel 2015 proprio, perché avevamo fatto i campionati italiani studenteschi, quando io avevo vinto lui era arrivato quarto sui 1000. E lì l'avevo conosciuto. Poi abbiamo approfondito piano piano la nostra amicizia nel corso degli anni delle varie gare, e io sono entrato, diciamo, nel circolo dei raduni della nazionale un po' prima di lui, perché era andato in nazionale, di cross, eccetera. Poi si è inserito anche lui e lì abbiamo iniziato a conoscerci meglio, abbiamo visto che avevamo delle affinità abbastanza forti, sia dal lato dell'approccio allo sport, nonostante i nostri metodi di allenamento siano abbastanza diversi in realtà. E anche questo è bello, riuscire a venirsi incontro molto spesso, e a me lui fa piacere, perché non siamo amici soltanto per lo sport ma anche per... Allora approfitto per invitarvi a Bergamo quando volete venire, tu e Nadia e Batto, siete anche i miei ospiti. Quando volete venire a Bergamo fatemi sapere, che ci fa un piacerissimo. Certo. Va bene ragazzi, passiamo al momento dei saluti. Grazie Jacopo, grazie Marco, grazie Albi. Grazie a voi. Grazie anche a Nadia, che ha dedicato il suo tempo. Grazie Nadia per tutto e seguiteci anche per le prossime. Grazie mille. Ciao a tutti, ciao, ragazzi. Ragazzi. Ciao.